e quindi è con orgoglio e un po' di ammirazione che vi presento, signore e signori, l'assessore Palmiro Cangini. Lasciate parlare, che poi dice che non... Allora, qui ci sono... Ricordiamo che... No, e lui è... Se parli, se stai zitto, dimmi, se no dopo... La cremagliera dei nevroni gli si ingrippa che non riesce più. Ricordiamo che è assessore a... Attività varie dove qua. Perché non è che sia... Perché adesso ci sono le... Siamo sotto il periodo in cui ci sono le elezioni... Elezioni. E la gente non può più, sono tipo i discorsi di scufusi. Ci vogliono delinquere! Fatti! Non pugnetti! E che dire di quello? Però lasciatelo parlare! Poi dice che non riesco a parlare! Ma se te lo ricordo per loro si sconfondono i robi! Che poi abbiamo messo anche nel debito della giunta, che le problematiche del traffico! Oh. Pensate, un piccolo comune come Roncofritto, anche lui ha il problema del traffico. No. Allora, il problema è questo, che io non so... Non me l'hanno chiesto a me, io non sono preparato. Però domani un giornalista arriva lì che mi chiede, per esempio, un'intervista fa... Assessore! Ma nessuno l'ha mai fatto un'intervista. Ma chi viene a chiederle... Un giornalista fa... Lei come avrebbe pistolato questo pugnetto delle targhe? Ma chi è giornalista fa queste domande? Come avrebbe visto? Ma non ho capito! Ma è un cretino! Allora, vado avanti! Ole, io vi ringrazio che avete... Ma non si può! Ci sono assessori veri qua! Lascia parlare! Che assessori? Quello è un assessore, abbronzato! C'è il titolare della Proloco qui! Della provincia! Della Proloco, di provincia! Ole, vi ringrazio, anche se premetto che non sono esperto della traficistica di macchinari, però... Ma insomma, quali sono? Io un'idea ce l'avrei. Oh. Io per me avrei fatto le targhe subalterne. Alterne. E subalterne, che quello l'abbiamo fatto anche all'estero, che spiego perché è una robina un po' tecnica che si... Allora, nei giorni pari, dei mesi disperi, le bisestili, negli anni pari, le persone col cognome dispari, poi quelli con i capelli lunghi, ma che parla a me, lei parla. Insomma, non li posso neanche risolvere tutti io che sono degli altri, non confondere, li sconfondi, vero? Tu fai i discorsi che dopo allora questo cos'è? Perché poi dopo anche noi siamo contrari alle multe, perché le multe siamo anche sotto la democrazia, che c'è, cioè, capito? Allora il vigile la multa non la fa, però è una proposta concreta, niente multe. Però quando fai la roba, il vigile con la chiave ti riga la carrozzeria della macchina. Se poi fai proprio una roba, fai la casata che parcheggi nel parcheggio delle ambulanze degli handicappati, ti piegano i tergicristalli, che così. Riguarda. Queste sono cose che perché poi per esempio anche... Però niente multe. I macchinisti sono imbufaliti. Chi sono i macchinisti? Io non riesco a parlare, quindi se no mi vedi che mi dici... I macchinisti, di che cosa? Di gli automobilisti. Anche loro capiscono, non so mica imbriti come te che non scegliono di... Perché poi dopo loro hanno fatto la protesta, hanno fatto la manifestazione... I macchinisti, gli automobilisti, ci hanno fatto il girotondo attorno al recinto dei vigili, che noi... Che recinto? Abbiamo il recinto dei vigili, che noi alla sera lì... Alla sera? C'è uno che li accompagna dentro il recinto che... L'obiettore che accompagna i vigili nel recinto. Abbiamo fatto questo recinto col filo spinato che passa la scossa, Basta perché non scappino. Perché poi loro gli danno di morso al filo, non capiscono che c'è la scossa. I vigili, poi c'era questa manifestazione così. Poi sono arrivati anche un gruppo di manifestazioni di extra... Di extra negri che manifestavano... Si presentano elezioni, questo mi vuol dire. Adesso mi viene il coro! Che poi dopo c'erano arrivati i vecchi che sono messi così. E poi c'era anche l'obiettore che ha fatto sciopero. Si è messo della fame proprio. Sciopero delle pugnette del coro. Per fortuna che in dato momento è arrivato il sindaco che è uno politico, democratico, che è un diplomatico. Che... Cittadini! Manifestanti! Allora, ma vogliamo basta di fare questo casino o no? Questi sono i veri, ma con questo cosa voglio dire? Oh! Non lo so, però
faccio ragione e i fatti mi cosano.